Corrado Petrocelli, rettore dell'Università Aldo Moro dell'Università di Studi di Bari. Tra qualche settimana, il 31 di ottobre, terminerà il mandato di rettore di questa università. Lascerà la toga del Magnifico per assumere il titolo di emerito. Il nuovo rettore è stato già designato, è il professor Uricchio. L'università è una delle poche istituzioni in cui il successore è eletto di solito prima della fine mandato del precedente. È una coincidenza o è una prassi, magari per tutelare anche un discorso di continuità? Ma sicuramente è una prassi, direi che è una buona prassi, perché questo consente al rettore incoming di potersi già rendere conto di tutta una serie di problemi, di non doverlo fare soltanto quando effettivamente entra in carica. Naturalmente ci vuole una collaborazione istituzionale. Conosco da tempo Antonio Uricchio, abbiamo a lungo lavorato e collaborato insieme, siamo due ottimi amici, e questa è la ragione per cui sin dal giorno immediatamente seguente alla sua elezione io lo coinvolgo in tutte le iniziative, i problemi e le decisioni che noi abbiamo, perché lo ritengo giusto, perché ritengo che così si debba fare. Non sempre questo avviene, ma personalmente ritengo che sia il modo migliore per poter mettere il nuovo rettore nelle condizioni di operare. Due mandati brevi, mi diceva, ognuno di 3 anni, circa 6 anni qui all'Università a Bari come rettore. Quale università lascia al suo successore, a parte e oltre il fatto non trascurabile di aver ricevuto un'università intitolata a Benito Mussolini e di consegnarne una invece intitolata ad Aldo Moro? Direi che l'intitolazione ad Aldo Moro ha segnato la volontà di cambiamento e di riscatto della nostra università, di ritornare alle proprie tradizioni, al proprio passato glorioso, di ricostruire la propria immagine. Ho trovato un'università che non esito a definire disastrata da vari punti di vista, a cominciare da quella del bilancio. Oggi spesso si sottolinea che noi abbiamo un bilancio in rosso, e questo è vero, ma non è un rosso che abbiamo creato noi. Noi abbiamo trovato un rosso di 52 milioni, in realtà erano di più, e abbiamo avuto un taglio di 38 milioni in questi ultimi 4 anni da parte del Ministero. Quindi abbiamo dovuto recuperare 90 milioni di euro. Siamo a meno 30, mi pare che la nostra azione, quella di recupero di 60 milioni, sia virtuosa. Mi piacerebbe essere ricordato più il signor più 60 anziché meno 30, se fosse possibile. E non parlo di tutto quello che abbiamo dovuto fare dal punto di vista dell'organizzazione. Chi è meno giovane si ricorderà delle code per le iscrizioni degli studenti che arrivavano sino alla fontana di Piazza Umberto. Non ci sono più, perché gli studenti si iscrivono online. Adesso sarà automatizzato anche il sistema delle carriere. Oggi gli studenti hanno un luogo dove studiare, che è l'ex Palazzo delle Poste, che ho trovato abbandonato con 60 centimetri di guano in gran parte delle stanze, divelti di infissi, era cadente. Oggi è un punto di riferimento non solo per l'università, per gli studenti soprattutto, ma per la città. È diventato un contenitore culturale. Abbiamo quasi finito un nuovo palazzo degli istituti biologici al campus, abbiamo un progetto finanziato per 80 milioni di euro che costruirà il nuovo campus per agraria, per scienze biotecnologiche, per le serre, per il nuovo orto botanico a Valenzano, e abbiamo avviato la ristrutturazione di tanti ambienti, abbiamo liberato il Palazzo Ateneo dalle macchine, abbiamo acquisito e ristrutturato l'ex Palazzo dell'Enel per creare un campus urbano al centro della città. È in via di conclusione il lavoro di ristrutturazione per dare vita al primo asilo nido nella storia dell'Università di Bari. Abbiamo fatto tanto, migliorato i rapporti con l'estero, l'internazionalizzazione, sui diversamente abili. Siamo diventati sede di servizio civile, siamo stati la prima università che manda i suoi del servizio civile all'estero. Vanno dal Perù a Gerusalemme e trovano anche opportunità di lavoro. Abbiamo aperto al mondo del volontariato, abbiamo lavorato nel terzo settore, ho trovato uno spin-off, oggi abbiamo 21 società spin-off.
alcune veramente rilevanti, penso alla scoperta sull'Alzheimer che hanno fatto i nostri colleghi di farmacia, e anche le ultime classifiche, al di là delle polemiche, ci hanno visto entrare tra le 20 migliori università italiane che fanno parte dei ranking internazionali. La stessa classifica Ambur dice che abbiamo notevoli punti di eccellenza in molti settori e purtroppo anche lacune e sacche di improduttività in altri. Su questo bisogna ancora lavorare. Il terreno è ben avviato, io sono sicuro che il professor Uricchio farà molto bene, e quindi da questo punto di vista credo che il lavoro di questi anni sia stato duro, è stato faticoso. Io ho lavorato per 13 ore al giorno senza andare mai a pranzo in tutti questi anni, e ricordo i tempi in cui abbiamo dovuto combattere col codice etico, con la compravendita degli esami, con i test truccati. Noi poi siamo intervenuti, oggi abbiamo un sistema di monitoraggio dei test che è considerato il migliore d'Italia. È stata dura, sono stati anni difficili, forse siamo stati sfortunati, però abbiamo tenuto il timone, quindi io penso che si possa guardare al futuro forse con migliore speranza. Tra l'altro in questi anni abbiamo assunto ben 165 ricercatori, e di loro alcuni, 22, vengono pagati da investitori esterni che quindi hanno avuto fiducia nella nostra istituzione. Sono tutti segnali di attenzione nei confronti dell'università che credo facciano sperare bene per il futuro. Da quel faro sul sigillo dell'università, un punto di vista, un punto di osservazione privilegiato, l'università al centro della città, è cambiata l'università, ma come è cambiata anche la città, Bari, e come è cambiata la Puglia in questi 6 anni? Questo è un discorso delicato. La Puglia secondo me ha dato enormi segni di vitalità, è considerata la locomotiva del Mezzogiorno sotto tanti punti di vista. Tantissime le iniziative che sono sorte. Noi abbiamo cercato di svolgere il ruolo che ci compete al di là della produzione di formazione e di ricerca, il ruolo cioè di grande istituzione culturale che diventa volano di sviluppo. Abbiamo cercato di interagire con il mondo produttivo, abbiamo infatti moltiplicato le convenzioni e gli accordi con Confindustria, con Camere di Commercio, con Confartigianato, tanti gli stagi e tirocini che adesso i nostri studenti, i nostri laureandi e laureati praticano, e abbiamo visto tante iniziative grazie anche ai finanziamenti europei, all'attenzione che la regione ha avuto, sorgere, che hanno visto i nostri giovani protagonisti. Bisogna insistere perché sono giovani dotati di intelligenza, di creatività, di preparazione. Dico sempre, e lo ribadisco, quando si parla di fuga dei cervelli, che una ragione ci sarà se i nostri vengono presi all'estero e occupano posizioni di tutto rilievo, vuol dire che sono stati preparati bene. Il problema è che dovrebbero tornare, dovrebbero rimanere qui, noi dovremmo essere in grado anzi di attirare da fuori altri cervelli e farli venire qui, cioè creare le condizioni perché loro rimangano e non vadano via, altrimenti continueremo in un'opera per la quale noi abbiamo speso tempo, energie e risorse per formare bene delle persone, e di questo godono altri paesi che diventano sempre più competitivi a nostro danno.